Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 2022, pronti per il Gran Premio del Messico? Realmente pronti? In realtà mica tanto, signori, problematiche abbastanza importanti qui in Messico. Come vedete c'è la pioggia, prove libere tutte quante sull'asciutto, qualifiche e gara sotto la pioggia. Niente signori, qua... diciamo che i punti amministrati un pochino glieli diamo oggi a Giorgione. Mettiamolo in conto che oggi Giorgione rosicchia. Quindi mettiamolo un pochino in conto. Purtroppo è complicatissimo, signori, sotto la pioggia. A parte che nelle prove libere non ci ha fatto neanche provare sotto la pioggia. Guarda qua, non è proprio guidabile. Adesso vedrete, ma non è fattibile, signore, non è fattibile. George Russell ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo ieri. Quando mai? Partirà oggi dalla pole position, accanto a Lando Norris, che scatterà dalla P2. E ora vediamo il resto della griglia. Sainz, Hamilton, Sergio Perez e Gasly, Verstappen, Leclerc, Tsunoda e Fernando Alonso, Albon, Ocon, lo scienziato? Sì signori, grandi problemi sull'asciutto, sul bagnato, sull'asciutto magari. Oscar Piastri, Magnussen, Tictum, Schwarzman e Mick Schumacher. Purtroppo signori oggi è andata così, sta andando così, ma non si può fare granché, qua mettiamo 2 GM, non lo so, per i consumi, è veramente complicato, quindi signori cercheremo di fare qualche punto, mettiamo in conto che... Il giro di formazione è iniziato e devo dire che il meteo oggi Russell, non è dei migliori per quanto riguarda visibilità e che vuole fa vince. Mentre il giro finisce, ogni pilota cerca di raccogliere tutta la concentrazione possibile, dato che queste condizioni richiederanno un grande sforzo. Purtroppo si avvicinano alla griglia di partenza, ogni pilota si sta preparando mentalmente per poter effettuare la partenza per... L'auto troppo carica, forse neanche andava bene, ma oggi sarà facile finire fuori dalla top 10 per noi, signori. Vabbè, ci sta, le ultime due gare abbiamo vinte, abbiamo guadagnato un po' di punti. Giustamente li dobbiamo riperdere quei punti, no? E che fate, li vuoi godere e andare in tranquillità verso la fine del campionato? Te lo deve far sudare questo campionato alla grande. Peccato perché il Messico potevamo far bene, potevano uscire delle belle lotte. Oh, mai dire mai. Però sul bagnato non mi sento così sicuro da poter azzardare delle cose molto aggressive, quindi signori proviamo a vedere che riusciamo a combinare, cerchiamo di sopravvivere. L'obiettivo è magari rientrare nei primi 10, ma la vedo dura. Infatti ho abbassato il differenziale durante il giro di qualifica, perché sennò... Oddio, là davanti che è successo, attenzione! Clamoroso incidentone! La velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Alcune informazioni su Drugovic. Oh! No, devo superare Tictum. Che cazzo, mi ha fatto pure sbagliare. Posso superare Tictum? E vaffanculo, stavo a cercare di vedere che cazzo di messaggio mi aveva lasciato là. Ma devo rimanere dietro a sto coglione. Ma vaffanculo, va. Altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Porca troia. Ma io stavo più avanti. Poi sì, mi sono incartato là, ma... vabbè, niente. E signori, ci rivediamo quando rientra la safety car a sto punto. Che vedevo dire? Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Sto cercando di scaldare un po' qualcosa, ma è un po' complicato. Che le temperature sono basse, quindi figurati. Vabbè, va. Se
pensi di poterci riuscire, attiva la modalità sorpasso e mostrati che pasta sei fatto. Non posso neanche azzardare troppo là. Avanti a te è 6,2. L'affonnata, secondi. Signori, perché sennò succede un macello. Ok, via libera. E mo vediamo che succede, signori. Alla fine non abbiamo guadagnato niente con quella caciara che è successa lì con l'incidente, però mai dire mai, ce ne potrebbe essere anche un altro, in amicizia. Magari non il nostro, azzardo, lo dico così, tanto per, siamo tutti molto vicini, quindi devo stare accorti, ma nonostante il differenziale a 50, comunque la trazione è veramente difficile da controllare. Mamma mia, è ingestibile la sportiveggiante. Veramente ingestibile. Ora dovevamo pure rimettere temperatura i pneumatici, ma è difficile perché non posso accelerare più di tanto, perché sennò ce ne andiamo all'aceto. Hai perso qualche decimo di vantaggio. Ma gli altri possono accelerare come gli pare sul bagnato. Solo noi abbiamo l'auto senza controllo trazione, dimmi tu. Massimo pure da. Guarda sto rincoglionito di Zu. Ti levi dai coglioni, tanto mal che vada, comunque pure qua punti non ne prendiamo, tanto vale che proviamo a buttarci a testa bassa. Se facciamo danni, buonanotte. O no, tanto o tredicesimi o ritirati, poco cambia. Però alcune curve sarebbero da azzardare marce basse, ma è complicato anche passare sui cordoli senza schiantarsi. Vabbè, quindi diamogli un po' più di margine magari, perché qua c'hanno una trazione spaventosa. Vabbè, 26 punti guadagnati da Giorgio, abbiamo capito. Oggi mi sa che va così. Ce la giochiamo poi in Brasile e Qatar, che insomma non sarà proprio una passeggiata. Posso premere sull'acceleratore. Quanta potenza eroga questa sportiveggiante. E comunque pure sul dritto non è che. Buttati. Vai, tanto mal che vada. E levati dei coglioni però, cazzo. Porca troia. Guarda sta deficienza artificiale, non intelligenza artificiale. Cioè ti rimangono attaccati alla fiancata, mica si staccano. No, continuano a spingerti sulla fiancata. Almeno abbiamo buttato fuori sto pezzo di merda. E vabbò, va.
Non mi posso riprendere un cazzo niente. Ma invece, di cattiveria. Cioè la nostra macchina non va né nel misto né sul dritto. Questi sì. Come fossero sull'asciutto, va bene. Boh. Vabbè signori, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosina, se no andata così oggi. La possiamo aggredire in questo modo. Ma è eccessivo, ok. Però a sto punto, signori, prendiamo il tracciato per le corna, non il toro. Allarghiamo dove possiamo allargare. Buonanotte. Aiuziamo dove possiamo insinuarci. Qua riguadagniamo un pochino, ma pure quelli vanno sul cordolo, però anche se sguisciano non perdono niente. Riesco a capire come fanno. Porco due. Io mi butto qua. L'unica cosa che possiamo fare con la grissite. Che altro non possiamo fare? Ok, sei nella top 10. Hanno un'accelerazione incredibile. Comunque, davanti abbiamo Leclerc. Vediamo. Un po', ma ci sta. Come modo un po' abusivo. Due pneumatici all'interno del cordolo li lasciamo, quindi tutto sommato per la legge. Madonna, abbiamo fatto quella staccata con le ruote bloccate. Meno male che Leclerc non si è buttata all'interno, perché sennò là ci eravamo spadellati tutti e due. Differenza di Tictum, si era lanciato malissimo. Ok, distanza dal compagno di sfida. Signori, proviamo a riprendere pure Esteban. Poi quelli là davanti, vabbè, se ne sono andati. Meno che non si schianta qualcuno là davanti a safety car, sarebbe il top. Dietro penso che si stanno sportellando malissimo, si sentono botti. Ma purtroppo oggi l'unica cosa che possiamo fare è limitare i danni e i punti guadagnati da George. Poi in accelerazione vanno in un modo inumano. Io mi butto qua. Oh, sti cazzi.
Oggi è di cattiveria, signori, ma per forza ci fanno sti scherzetti con ste piogge messicane, non si può. Mo damose. Damose, damose. Guardalo come si insinua, Esteban. Figlio di una mula. Ok, concentrazione. A posto, basta stare qua davanti perché poi in questa parte andiamo più veloci di noi, quindi l'importante era tenerlo dietro lì in quella staccata e magari anche in questa. Vabbè, sta abbastanza dietro. Poi qua ce la svanghiamo in questo mistone più o meno, eh. Possiamo rischiare anche tra virgolette un pochino meno, cioè ci può stare, tanto Perez è a 17 secondi, quindi vabbè. Signori, non penso che ci saranno grandi novità, quindi mo mi concentro di sofferenza per questi ultimi giri, magari ci risintonizziamo se succede qualcosa. Occhio, dai signori, che finalmente siamo alla fine, ultimo giro, non abbiamo praticamente guadagnato niente su Perez e abbiamo guadagnato tanto sugli inseguitori, quindi diciamo che abbiamo il ritmo di quelli davanti, non abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri, non di quelli dietro, però siamo riusciti anche a strappare un giro veloce con estrema concentrazione, cattiveria e senza tagliare, ma saltando abbastanza aggressivamente sui cordoli. Questi qui belli aggressivi, qua un po' larghini se può fa, qua a filo e via. Sto evitando questo ma prendendo più aggressivamente questo, un pochino anche questo e via. George Russell, non ne avevamo dubbi. Però, signori, diciamo che vista la situazione critica, sti pochi punti che abbiamo preso ci stanno. Se riusciamo a tenerci pure il giro veloce, è un altro punticino e ci può stare, ci può stare. Per quanto Russell sia impeccabile, ma ci ha preso un po' di sorpresa questa situazione messicana, quindi va bene così. Pilota del giorno, ma poco vale, dobbiamo stare attenti ai puntoni che ci rosicchia il nostro compagno di scuderia. Quindi dai, diamo un'occhiata alla classifica piloti. Si accorcia secondo la classifica per la prima Sainz, posizione e 31, dopo questa dai, giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Direi lo scienziato. Ha lottato con coraggio. 31 punti, signori. Mancano due gare. Ojo. È stato il migliore. E con quel risultato la giovane scuderia troneggia in cima alla classifica. Vabbè, abbondantemente. È stata un'avventura unica per uno dei Mercedes team, seconda. Era sottovalutato. Vicinissima a Ferrari comunque, sono quindi campioni del mondo. Secondo posto se lo giocano ancora. Dopo una gara del genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Direi restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. È tosta, signori, è tosta lì in cima. Ci proveremo nelle ultime due gare. Allora diamo Avantis. E prepariamoci, signori, per il Gran Premio del Brasile. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Oggi, come detto, abbiamo sofferto tanto, però non potevamo fare sostanzialmente più di questo. Ci abbiamo provato, signori, abbiamo fatto del nostro meglio. E ci vediamo con il prossimo episodio. Mi raccomando, come detto, seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale, Instagram, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Questa Leale.